La saggezza in una tazza di cioccolata. Un gruppo di laureati affermati nelle loro carriere discutevano sulle loro vite durante una riunione. Decisero di fare visita al loro vecchio professore universitario, ora in pensione, che era sempre stato un punto di riferimento per loro. Durante la visita si lamentarono dello stress che dominava la loro vita, il loro lavoro, le relazioni sociali. E volendo offrire ai suoi ospiti un cioccolato caldo, il professore andò in cucina e ritornò con una grande brocca e un assortimento di tazze, alcune di porcellana, altre di vetro, di cristallo, alcune semplici, altre costose, altre di squisita fattura. Il professore li invitò a servirsi da soli il cioccolato. Quando tutti ebbero in mano la tazza con il cioccolato caldo, il professore espose le sue considerazioni. Noto che sono state prese tutte le tazze più belle e costose, mentre sono state lasciate per ultime quelle di poco valore. La causa dei vostri problemi e dello stress, che per voi è cosa normale, dipende dal fatto che voi volete sempre il meglio. La tazza da cui state bevendo non aggiunge nulla alla qualità del cioccolato caldo. In alcuni casi la tazza è molto bella, mentre alcune altre nascondono anche quello che bevete. Quello che ognuno di voi voleva in realtà era il cioccolato caldo. Voi non volevate la tazza, ma voi, inconsapevolmente, per abitudine, avete scelto le tazze migliori e subito avete cominciato a guardare le tazze degli altri, magari chiedendovi se la vostra è veramente la migliore? E ora, figlioli, vi prego di ascoltarmi. La vostra vita è come questa cioccolata. Il vostro lavoro, denaro, posizione nella società sono le tazze. Le tazze sono solo dei contenitori per contenere la vita. La tazza che avete non determina la vita. Non cambia la qualità della vita che state vivendo. Troppe volte, concentrandovi sulla tazza, non riuscite ad apprezzare il cioccolato caldo, cioè la vita che Dio vi ha dato. Ricordatevi sempre di questo. Dio prepara il cioccolato caldo, egli non sceglie la tazza. La gente più felice non ha il meglio di ogni cosa, ma è sempre felice perché apprezza al meglio quello che ha, come vivere semplicemente. Amare generosamente, preoccuparsi profondamente, parlare gentilmente. Il resto, figlioli, lasciatelo a Dio, ma ricordatevi. La persona più ricca non è quella che cerca di avere quello che non è suo, ma quella che impara ad essere felice con quello che ha, anche se a volte è una tazza umile, una vita umile. Questa persona sarà sempre felice, in pace e libera dalle frustrazioni di non avere sempre di più. Gloria al Signore. Amen. Una piccola e semplice storia, però profonda, che veramente ciascuno di noi ha bisogno di imparare. Amen. Signore, aiutaci. Andiamo a Filippesi 4. C'è una bella scrittura lì. Sì. Filippesi Allora, 11 al 13. 4:11. Non lo dico perché mi trovo nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Filippesi 4:11 a 13. E questo è il segreto dell'eterna felicità. Contentarsi di quello che Dio ti ha dato, quello che la vita ti ha dato, quello che i tuoi talenti, i tuoi doni ti hanno dato. Poi il Signore ti aiuterà a crescere, aumentare, a crescere il necessario, ma è la frustrazione, l'ingordigia di volere quello che magari non avrai mai. Tranquillo, il Signore accrescerà. Semini e il Signore dà il raccolto, ma con calma. Ti
se l'accolto non venisse come sperato, ringrazia il Signore. Primo Timoteo 6. Primo Timoteo 6. Dal 6 all'11. La pietà con animo contento del proprio stato. Pietà vuol dire, linguaggio biblico, la santità. Con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Verso 10. Infatti l'amore per il denaro è la radice di ogni specie di mali. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede, si sono procurati molti dolori. Questo mi ricorda il Vangelo di prosperità. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose. Ricerca la giustizia, la pietà, cioè la santità, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. Amen. Amen. Andiamo a Matteo 6. Amen. Grazie, Gesù. Matteo 6. 27 e 28. E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Matteo 6, 27 e 28. Gloria al Signore. È un po' il mondo di oggi che il diavolo va attorno a tentare. Guarda quella donna, ma è sposata e guarda lo stesso. Guarda quell'uomo, guarda quella macchina, guarda quel telefono. Sì, costa 500 euro, ma però sai, così ti fai vedere. Guarda quei vestiti. Camminando in città, stiamo attenti alle finestre, che può venirci le finestre, i negozi, le vetrine, può venirci il torcicollo. Guarda qui, guarda là. E poi ogni desiderio è un seme. Invece dobbiamo camminare per le strade, ovunque andiamo, solamente perché vedi un bel fiore, non è quello di strappare. È vero, sì. Va bene. È lo stesso quando vedi la donna di un altro, l'uomo di un altro, le cose di un altro, la macchina di un altro, la casa di un altro. Viene il regno di Dio e i più ricchi saranno quelli che qui si sono accontentati e che hanno portato gloria a Dio accontentandosi di quello che Dio ha dato loro. Tu vedi, multinazionalisti vanno avanti a medicina, pillole per dormire, pillole per svegliarsi, per essere felici devi buttare giù un po' di una bottiglia di uno per alcolici, e se non basta droga, e se non basta donne, prostitute di alto bordo. E non basta, perché quel vuoto non puoi riempirlo con queste cose, non basta mai. L'ingordigia è come l'abisso senza fondo. Non si può soddisfare l'ingordigia. Poi guarda i multinazionalisti, guarda Soros, guarda, non voglio fare nomi, guarda i multinazionalisti, sono i più frustrati. Ho visto una foto di un multinazionalista, magari non faccio neanche nome, uno che va in giro con lo yacht, appena divorziato, una moglie che, perché lei era troppo, faceva beneficenza. Era una dolce moglie, era divorziata. E era lì con un sorriso falso, un sorriso che è come se fosse preso dalla droga. E abbracciava una donna a destra e una donna a sinistra, tutte scollate. Due prostitute, insomma, di alto bordo, perché se non faccio nomi. E dice, ma questo qui è impazzito completamente. Non lo sa che queste donne sono lì a guardare il taccuino dei prossimi clienti. E lui con uno sguardo, come sono arrivato, guarda cosa c'ho io, guarda che yacht, guarda che due donne alla volta. Stolto. Questa notte la tua anima ti sarà richiesta. E tutto quello che hai di chi sarà? Alla fine non possiederà neanche la bara dove verrà seppellito, fosse pure una bara di oro. Fratelli, non siamo così noi.
fratelli, accontentiamoci della nostra stalla di Betlemme. Amen. Accontentiamoci, fratelli. La bellezza dell'umiltà della stalla di Betlemme. Bellissimo. Ti adoro, Gesù, ti adoro, mio Dio. Ti adoro, Signore, grazie. Amen. Tu che sei il più grande, il più potente, il più ricco, che tu schiocchi le dita e crei le montagne con dentro l'oro, i diamanti, sei venuto a nascere in una stalla. Che grande insegnamento. Grazie, Signore. Ti amiamo, Gesù. Grazie, Signore. Amen. Aiutici a imparare la tua umiltà. Amen. Signore, la verità della tua stalla. E con questo vi saluto, fratelli, vi salutiamo. Grazie, vi amiamo. Gesù. Gesù vi ama. Amen. E viva l'umiltà di Gesù. E viva la semplicità della stalla di Betlemme. Quella è la vera ricchezza. Se ci accontentiamo di quello che Dio ci ha dato, e allora tutto quello che riceveremo camminando normali, lavorando normali, sappiamo che viene dal Signore. Senza l'ingordigia di volere la moglie come quello, il marito, la macchina, la casa. Fratelli, quella è una prigione. Alleluia. Grazie, Gesù. Un bacio, un abbraccio, vi voglio bene, fratelli. Grazie, Signore. Dio vi benedica. Gloria a Dio. Grazie per pregare per noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.